Pare incredibile, visto che a sua volta un mito della musica leggera italiana, ma anche Albano Carrisi ha un suo artista preferito. Si tratta niente meno che di lui. Il cantante di Cellino San Marco si mostra fuori di sé dalla gioia, abbracciato con espressione fiera e orgogliosa assieme a una delle leggende della musica italiana. Un'immagine quasi storica, se si considera che i due cantanti fanno parte dell'ambiente da quasi 60 anni entrambi. Albano Carrisi, che sui social negli ultimi tempi molto più presente che in passato, ha approfittato del fortunato incontro per poterlo immortalare e pubblicarlo immediatamente online, in modo da condividerlo con tutti i suoi affezionati fan. Nello scatto lo si vede nel dietro le quinte della fortunata trasmissione della domenica pomeriggio, in forma smagliante con il panama bianco d'ordinanza, attaccata a un orecchio una mascherina come da prassi. Il viso sorridente e gli occhi che brillano dietro gli occhiali dalla montatura classica. A completare il tutto, un sciarpa celeste in seta a fantasia, che ben si intona con la camicia scura con scollo alla cinese e la giacca grigio chiaro. Un look grintoso, per il «Leone delle Puglie». Albano Carrisi e l'omaggio inaspettato al collega. L'artista pugliese ha pubblicato lui stesso l'immagine sul suo profilo Instagram ufficiale, ricevendo moltissimi consensi in termini di visualizzazioni e like. Con un mito intramontabile, Bobby Solo, scrive nella didascalia Albano, felice di posare accanto allo storico cantante romano, interprete di capolavori della musica leggera, come una lacrima sul viso. I due appaiono nei corridoi dei camerini di Domenica Inn, alla quale partecipano come ospiti fissi ormai da mesi. Un incontro tra colossi dello spettacolo che ha entusiasmato i fan. Leggi anche trattino maggiore. Leggi anche trattino maggiore. I follower del Carrisi si sono infatti fiondati dopo pochi minuti sulla sua bacheca per poter commentare e fare i complimenti a entrambi, due grandi della musica italiana, che momento meraviglioso con voi due a Domenica Inn, mi auguro che ci sarete anche altre domeniche, solo due dei tanti ricevuti.